Un volto bello, sorridente, che da qualche giorno è sulle pagine del sito di RDS, sui social della radio e poi condiviso in giro tra amici e conoscenti. È quello di Monica Oriente, bella bancaria di Sapri, un volto che nasconde una storia difficile ma lieto fine, che ha commosso e convinto Paolo Piva e Michela Grimano, conduttori della rubrica Il Voglio di RDS, spingendoli a realizzare il suo desiderio. Monica, domenica, ha raccolto il loro invito, gridare il proprio desiderio a squarciagola per dargli forza e permettere che si realizzasse. Qual era il tuo voglio? Qual era il tuo desiderio, Monica? Voglio apparire sulla copertina di una rivista, perché anni fa, a causa di un tumore, ho perso i capelli. Questo è il mio voglio. Non abbiamo la possibilità di, in questo momento, di farti apparire sulla copertina di una rivista, però ci piaceva molto l'idea di farti apparire invece sulle nostre di copertine, cioè qui in radio in questo momento, a raccontare la tua storia, ma anche sul sito di RDS, sulla pagina Facebook ad esempio di RDS. Quindi tu sei lì. Ed ecco qui l'articolo che, a sorpresa, si sono trovate a leggere anche tante persone del Golfo di Policastro, che conoscono questa ragazza dallo sguardo luminoso e il sorriso aperto. Non è la prima volta che Monica racconta la sua storia. A 21 anni si è trovata a combattere contro il linfoma di Hodgkin, sedute di chemio, radio, poi una ricaduta e di nuovo le cure, fino al trapianto del midollo osseo che l'ha riportata alla vita. Questo calvario lo aveva raccontato anche sul giornale Tu, dove aveva dichiarato, come fatto poi anche su RDS, il suo amore per Eros Ramazzotti. La sua musica mi ha accompagnato, ha detto, durante tutto il periodo della malattia. La sua Cose della vita mi ha dato una straordinaria forza. Monica è riuscita ad incontrarlo per ringraziarlo subito dopo essere uscita dal tunnel e poi di nuovo lo scorso anno ad un concerto ad Eboli. Il suo messaggio, amplificato dalla radio, ha dato ora coraggio a tante persone. Ho chiesto una copertina non per apparire, ha detto, ma per dare un segno a chi sta lottando in questo momento contro una brutta malattia. Perdere i capelli è stato il segno più evidente del tumore. È stata davvero dura dal punto di vista psicologico, perché è come perdere una parte di sé. Mostrare ora i miei capelli ricresciuti ha significato per me dare un messaggio di speranza a tutti.